Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutto Rugby. Vi ricordo che siamo in diretta sui canali social di Per Sempre Napoli. Seguiteci. Oggi parliamo con l'amico Raimondo Zirilli. Ciao Raimondo. Buonasera a tutti. Raimondo, tu sei attualmente sei il presidente della Fortitudo Rugby di Marigliano. Sì, infatti. Hai giocato anche tu, insomma, sei stato un pilone, quindi conosci bene il campo e le sue problematiche. Siamo fermi, ovviamente, come da PCM si era tentato di modificare un po' la situazione parlando di allenamenti individuali, ma credo che la scelta più corretta sia stata quella di fermarci, quantomeno per quanto riguarda tutto ciò che impone il discorso nazionale, quindi da là a scendere giù fino a tutte le giovanili. Stanno andando avanti solo i campionati internazionali, insomma la Pro 14, la Top 10 e l'Autumn Nations Cup. No, è stata una scelta giusta perché poi noi siamo uno sport di contatto, siamo uno sport di contatto per eccellenza, quindi poi alla fin fine, per quanto tu possa cercare di fare un allenamento coinvolgente per i ragazzini, perché noi, tu lo sai, noi abbiamo principalmente le giovanili, comincia a essere complicato Certo. a un certo punto organizzare un allenamento solamente con la tecnica individuale. Alla fin fine il ragazzino vuole giocare, vuole provare la partitella. Giustamente, gli uomini di mischia vogliono provare a fare tutto quello che è necessario per una mischia, e quindi poi cominciava a essere effettivamente è complicato da gestire in questa situazione. Noi ci siamo fermati perché a un certo punto noi siamo stati, non abbiamo avuto neanche un caso, per fortuna, di Covid diretto di nostri giocatori. Bene. Però, diciamo, abbiamo deciso di fermarci per tempo prima che statisticamente prima che avvenisse qualche contagio sicuramente. È stata una decisione molto sofferta e molto difficile perché io vivo per il campo da rugby e per me la gioia più bella che possa esistere per un uomo come me, qualcuno mi definisce un rugbyman, un carissimo amico ex campione d'Italia con la Partenope mi ha definito un rugbyman. Per me è una sofferenza, però come educatori, come genitori abbiamo deciso di fermarci per la salute dei ragazzi, solamente per la salute dei ragazzi. Speriamo di riprenderla più presto possibile, anche se io temo che purtroppo anche quest'anno sia saltato, quindi questo è già sarebbe il secondo anno agonistico che poi alla fine va a Certo. saltare, e questo crea grossi problemi per noi piccoli, sicuramente dei problemi grandissimi, perché tu tieni presente 2 anni nel quale tu non puoi fare reclutamento nelle scuole, perché noi viviamo di reclutamento nelle scuole, quindi il Certo. secondo anno nelle quali tu non puoi entrare, non puoi fare niente nelle scuole, significa avere dei grossi problemi quando poi si dovrà riprendere l'attività. Purtroppo il nostro sport poi è ancora più particolare, che anche se per fortuna io sono 15 anni, io e gli amici che sono con me, fra cui mio fratello amico Antonio Jevoli, che ha cominciato praticamente con me questa avventura, Salutiamo Antonio, salutiamo anche Flavio Zefelippo che collabora con te, ricordiamo giocatore di certo, rugby ma anche lui, insomma gioca a flanker, è stato con noi la settimana scorsa, salutiamo sia sì, Flavio che Antonio. saluto tutti e due affettuosamente, però diciamo voglio anche cogliere l'occasione per salutare prima di tutto 2 genitori della nostra struttura che si sono hanno deciso di implementare il loro essere parte attiva di questa società, addirittura andando a fare il brevetto di allenatore. Quindi Ottimo. voglio salutare Anna Maria e Fabio, che sono oramai parte integrante dello staff a tutti gli effetti, e veramente sono quelle soddisfazioni quando un genitore decide di venirti a dare una mano e di diventare parte del rugby. È il futuro, questo è il futuro. Noi dobbiamo lavorare per questo. Salutiamo anche noi, gli facciamo i migliori complimenti.
Io saluto, accolgo l'occasione per salutare tutti i genitori della Fortitudo che sono sempre con noi e ci sono sempre di supporto e d'aiuto. Io come mi diceva sempre un mio carissimo amico, io quando entro in campo e mi giro e vedo alle mie spalle una squadra, allora entro in campo e gioco contro chiunque, me la gioco contro chiunque. E in Vero. questo momento la mia sensazione è questa. Cioè, nonostante questo momento di catastrofe, perché poi non riesco a trovare una parola diversa per definire questo problema che stiamo attraversando, io comunque ho la soddisfazione di girarmi e di vedere comunque un gruppo di persone che sono con me e che combattono con me. Quindi, sperando che questa pandemia non duri ancora troppo, ripartiremo ancora più forti di prima. Come ho detto ai miei genitori e ai genitori dei miei ragazzi, facciamo un passo indietro quando ci siamo fermati per farne due avanti quando ripartiremo. Ovviamente. Speriamo di ripartire, almeno io sono speranzoso che per settembre dell'anno prossimo si possa riprendere a pieno titolo. Beh, mi auguro che non si arrivi a questi tempi. Certo è, siamo al 2021, però è chiaro che per riprendere ci vorrà ancora molto tempo. In parte hai già risposto alla domanda che ti avrei voluto fare. Non c'è quindi una grossa perdita, possiamo dire che non c'è stata perdita di ragazzi che causa del Diciamo blocco la si sono perdita dei ragazzi, allontanati? non c'è stata la perdita dei ragazzi perché il gruppo è enormemente fidelizzato. Cioè, noi siamo una famiglia come tutte le società di rugby. Alla fin fine, il rugby è questo: essere famiglia, creare squadra, stare tutti quanti insieme. Dobbiamo consolare i ragazzi perché i ragazzi sono veramente dispiaciuti di non partecipare, di non poter giocare. Anche i genitori, noi siamo in contatto con tutte queste chat di Facebook, WhatsApp, eccetera, Certo. eccetera. E comunque i genitori sono dispiaciuti che i figli non possono fare allenamento di rugby. Io ripeto, purtroppo ho poca fiducia che la situazione per noi rugbisti si risolva a breve tempo. Io spero, ripeto, nella peggiore delle ipotesi mi sto mettendo per settembre 2021 per cominciare di nuovo a fare i campionati, andare a parlare nelle scuole, fare Per essere reclutamento. al 100%, Per ovviamente. essere al 100%, sì. Mi fa piacere questo discorso dei genitori. L'idea che sia io che te, insomma, che tutti quelli nell'ambiente abbiamo avuto, riuscire a far vivere sto benedetto rugby a 360 gradi, quindi significa non soltanto il ragazzo, ma ovviamente anche i genitori. E questo già voglio dire una vittoria per il nostro sport, sicuramente. Certo, no, ma questa è la verità. Allora io sto notando, devo dire la verità, io sono da 15 anni che ho questa scuola di rugby, ho cominciato nel 2005 e con Antonio, che Antonio diciamo è l'ultima persona del vecchio staff che ancora siamo insieme, poi naturalmente poi negli anni c'è stato un avvicendamento, notavamo proprio questo, che finalmente i genitori sono partecipi della vita rugbistica dei figli. Ottimo, ottimo. Passato non sempre era così, anzi quasi mai era così. Adesso diciamo è il contrario, sono pochi, pochissimi, si contano proprio sulle dita di una mano quei ragazzi che non sono supportati dai genitori nella loro scelta di fare rugby. Raimondo, so che sei un po' restio, non vorresti parlarne, però tocca di obbligo. Siamo in Autumn Nations Cup, abbiamo appena Aia. finito Aia. il recupero del Sei Nazioni del 2020. Quindi questa è Io l'ultima dico finalmente esperienza. abbiamo visto qualcosa di veramente buono contro la Scozia, insomma la partita di 2 settimane fa. Ho visto un po' di grinta, ho visto un po' di finalmente di dire ho 80 minuti di tempo da parte dell'Italia, ovviamente ho 80 minuti, gli 80 minuti me li gioco. C'è la sfida con la Francia, domani saremo in serale alle 21:10, diretta su Mediaset 20, i canali Mediaset cominciano a seguirci, app e sito Sport Mediaset, insomma, quindi sto rugby comincia a dare un po' di interesse e la cosa fa molto piacere. Ma venga la mia domanda, noi che siamo del settore sappiamo, insomma, non so come prenderli, i francesi quasi quasi cominciano a boicottarci un pochettino, forse perché
Franco Smith la settimana scorsa disse potrebbe essere un punto buono per noi il fatto che essendo stata interrotta la partita con le Figi avremo una settimana di preparazione in più e la Francia dovrebbe avere una partita in più nelle gambe. Mo sta uscendo anche la Francia, i giovanissimi, giovanissimi, si parla un po' come l'Italia, il più vecchio forse avrà 23-24 anni. Che ci dobbiamo aspettare domani sera? Allora, la mia idea è unica, cioè praticamente io spero sempre, io quello che dico ai miei ragazzi, a noi come rugbisti il risultato non è importante. Quello che per me è importante, quello che ho sempre detto ai miei ragazzi, ho sempre detto in giro, l'importante è tu come esci dalle partite. Esatto, Allora, se tu esci dalle d'accordissimo. partite, se tu esci dalle partite distrutto, che non riesci a stare in piedi dalla stanchezza e hai preso 100 punti dalla Nuova Zelanda, tu non hai niente da rimproverarti. Quando Certo. tu vinci magari in surplus con una squadra che in quel momento non è riuscita a rendere il meglio di sé e non dai il 100%, io la paragono quasi a una sconfitta. Allora, noi, la nazionale italiana rugby in questo momento è specchio cristallino del mondo, cioè in questo momento questi sono i nostri giocatori. La cosa che mi ha dato molto dispiacere della partita contro la Scozia è stato vedere che uno dei piloni italiani che hanno fatto la nostra storia in questo momento non ha squadra, in Beh, questo questo sì. momento è privo di squadra e questa è una cosa che a me ha dato una pugnalata al cuore. Allora, il problema fra noi e gli altri è uno solo. Gli altri, allora, a noi giustamente viene richiesto di essere professionali, ma come sono professionali in tutte le nazioni anglosassoni, poi per la Francia non ne parliamo proprio. Il problema nostro è che noi dobbiamo essere professionali senza poter essere professionisti. E fino a quando noi avremo questo gap che non si potrà vivere di rugby, ma non dico il semplice giocatore, ma dico anche l'allenatore o il presidente o il preparatore atletico che vive di rugby, il salto di qualità noi non lo faremo Certo. mai. Questo è il punto focale. Allora il discorso è noi dobbiamo essere professionali. Benissimo, noi raccoglieremo sempre applausi, ma avremo sempre un gap rispetto agli altri che non è dovuto da noi, perché poi alla fine i ragazzi fanno quello che possono. I giocatori Assolutamente. dell'Italia, i giocatori della Peroni, i giocatori di tutte le squadre italiane, io non posso dire che si fanno la passeggiata sul campo. Io vedo che si impegnano, specialmente la partita con la Scozia, la meta che abbiamo segnato alla Scozia è stata un godimento, sono troppo bella, a me è piaciuta veramente tanto Assolutamente, insomma, è in stato. tutte le sue azioni. Il problema è che i gallesi, gli irlandesi, i francesi, gli inglesi, forse proprio gli amici scozzesi un po' di meno, ma sono tutti professionisti. La Nuova Zelanda non ne parliamo proprio. Quando noi non riusciremo a superare questo gap, avremo sempre dei problemi. Poi un altro problema grosso che abbiamo noi è il momento del reclutamento. Il problema del reclutamento, quando a noi società che noi lavorano con i giovanili come la Fortitudo, perché la Fortitudo ha sempre lavorato con i giovanili, a noi quando ci va bene, 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 cominciano ad arrivare i ragazzini verso i 12-13 anni, 11 anni, 10 anni, adesso per fortuna stiamo cominciando ad avere pure l'under 8 e l'under 10. A 12 anni un ragazzino da Nuova Zelanda ha già fatto 6 anni di rugby, quindi a 12 anni è già pronto per l'alto livello. Quindi l'allenatore di rugby da Nuova Zelanda a un ragazzino di 12-13 anni deve spiegare delle cose che a noi vengono spiegate a 18 anni. Beh, Quindi quello è lo questo scotto da è il pagare problema perché purtroppo siamo del in Italia, è così. È rugby. Come? lo scotto da pagare perché siamo in Italia, non è un paese prettamente dedicato al rugby. Quello Allora, purtroppo c'è poco da fare. purtroppo c'è poco da fare, però i segnali sono incoraggianti, Sì. perché, ripeto, la differenza in questi 15 anni di vita rugbistica vissuta si cominciano a vedere.
Allora, siamo sulla buona strada. Noi siamo quelli che ci siamo seduti sulle spalle dei giganti che ci hanno portato a fare innamorare del rugby e ci hanno portato nel Sei Nazioni con prestazioni meravigliose. Adesso noi dobbiamo, loro hanno dissodato, noi stiamo finendo di dissodare. Speriamo che poi arriverà la generazione che raccoglierà frutti rigogliosi e abbondanti di questo lavoro che stiamo facendo. Ma Però, questo ripeto, sicuramente. ritorniamo sempre allo stesso punto, cioè noi dobbiamo trovare una soluzione, cioè dovremmo trovare la soluzione dei problemi del rugby col professionismo a tutto tondo. Io sono di quest'idea. Diamo tempo soprattutto a Franco di amalgamarsi completamente con questi ragazzi, ricordiamolo. E tanta la volontà, tanta la voglia di giocare, tanta anche la bravura di questi giovanissimi, ma manca ancora l'esperienza in campo internazionale e E quello poi vuol dire tanto. Un Franco, grandissimo in comunque bocca un al allenatore, lupo. comunque Franco, e poi Franco è un allenatore, per carità, È stato Franco è un tanti anni in Italia, ha allenatore giocato tanti anni in Italia, ha italiano. giocato, Franco è un quindi allenatore ci italiano, conosce Franco è un bene. allenatore italiano, quindi Franco sa come prenderci, sa i nostri problemi, sa i nostri pregi, sa i nostri difetti, e quindi potrebbe essere l'allenatore che, essendo cresciuto con noi dall'inizio, avendo preso delle giovanili in mano, avendo preso tutte le varie categorie, magari sa essere più addentro ai nostri problemi e trovare Certo, delle soluzioni importanti. ma sicuramente sarà così. Un grosso in bocca al lupo a Edital Rugby. Vi ricordo domani alle 21:10 dallo Stade France da Parigi, Francia contro Italia, Out of Nations Cup 2020. Il tempo è tiranno, Raimondo. Avrei voluto continuare a parlare ancora per parecchio, ma dobbiamo Anch'io. cominciare. Dobbiamo chiudere. Io ti ringrazio tantissimo Grazie a te, grazie e ti per aspetto l'opportunità. poi più in là per farci un'altra bella chiacchierata. Con Grazie piacere. Raimondo, vi ricordo siamo in diretta sui canali social di Per Sempre Napoli, seguiteci come sempre, di questo vi ringrazio. Ciao Raimondo ancora, saluti ovali a tutti, appuntamento alla prossima. Un abbraccio a tutti, un saluto a tutti. Thank you.